Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina all'Istituto Lombardo Radice di Caltanissetta. Intorno alle 8:10, dopo l'ingresso dei bambini della Scuola Elementare Lombardo Radice di Caltanissetta in Piazza Martiri d'Ungheria, si è verificato un principio di incendio che ha interessato un quadro elettrico. Mentre mi trovavo al cancello, mentre facevo il mio servizio, mi sento chiamare dal mio collega abbastanza serio. Vado a vedere, ho visto un principio di incendio, ci siamo subito attivati con il mio collega. Lui va a spegnere direttamente la centralina elettrica, mentre io con l'estintore spegnevo il principio di fuoco. E tutto è successo in 7 minuti. Controllo sempre di continuo e infatti stava succedendo l'irreparabile. Abbiamo recuperato tempo di 5 minuti perché c'erano le persone giuste al punto giusto, perché magari c'erano persone giuste al punto giusto, poteva succedere anche l'irreparabile, e diciamo che siamo fieri di quello che abbiamo fatto. Il fumo rilasciato dal cortocircuito ha subito attirato l'attenzione del personale scolastico, che prontamente è intervenuto per avvisare i docenti. Per evitare il panico fra i bambini, gli insegnanti e i collaboratori scolastici hanno utilizzato gli estintori, invitando i loro alunni a stimolare un incendio. In questo modo l'istituto è stato evacuato con celerità e senza alcuna difficoltà. Abbiamo coordinato e organizzato immediatamente l'evacuazione di tutte le classi che già erano entrate, esattamente delle quinte, delle quarte e alcuni bambini delle seconde che erano già al primo piano. Mentre i due collaboratori appunto spegnevano l'incendio, gli alunni già in pochissimi minuti erano tutti fuori, e io alle 8:11 ho chiamato i vigili del fuoco. Quando sono arrivati già l'incendio era stato spento, per cui tutto si è svolto in maniera coordinata, corretta, senza creare panico e soprattutto in assoluta sicurezza. In questa scuola ci sono circa 500 alunni, consideri che però alcune classi ancora non erano entrate perché abbiamo l'ingresso differenziato. Alle 8 entrano le quinte e le quarte, alle 8:05 entrano le seconde e le terze, e le prime entrano alle 8:10. Determinante è stato il lavoro svolto dal dirigente scolastico Bernardina Ginevra durante le operazioni di coordinamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il funzionario di guardia e la polizia municipale. Comprensibile la paura dei genitori che, avvisati dell'accaduto, si sono precipitati a scuola. Il dirigente Bernardina Ginevra, intanto, al fine di risolvere il problema di natura elettrica, ha disposto la sospensione delle lezioni, che riprenderanno dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza. Intanto le famiglie degli alunni, in una nota, hanno ringraziato tutti i docenti e il personale per l'eccellente lavoro svolto, dimostrando grande professionalità nella gestione dell'emergenza. Si è verificato un principio di incendio al piano terra, diciamo che è partito da un quadro elettrico e naturalmente è scattato subito tutto il protocollo per la sicurezza. E infatti da una parte i collaboratori scolastici che sono addestrati hanno fatto i corsi di formazione, e c'è stato chi ha detto al distacco dell'impianto elettrico, perché quello è fondamentale, e chi invece che ha detto antincendio, formato e con la certificazione appunto dei vigili del fuoco, ha subito spento con l'estintore le scintille, insomma, che stavano propagandosi. Nel stesso momento tutti gli insegnanti, coordinati dalla vicaria, la dottoressa Velia San Martino, hanno fatto l'evacuazione, perché anche quello è un lavoro che facciamo costantemente, sia nella preparazione agli eventi come l'incendio, il terremoto, l'evacuazione che viene presentata come un gioco per i bambini, però per evitare appunto panico, disordini, perché durante l'evacuazione può anche farsi male qualcuno. E quindi prontamente i bambini sono stati evacuati nel cortile. È stato, diciamo, tutto coordinato alla perfezione, anche perché appunto lavoriamo sulla sicurezza e
purtroppo ogni tanto invece di fare una simulazione si fa una vera e propria evacuazione reale. Io devo ringraziare moltissimo i miei collaboratori, il personale ATA, ma anche gli insegnanti, la mia collaboratrice, che sono stati in grado di gestire il tutto in neanche 6-7 minuti, tant'è vero che ancora i genitori erano ai cancelli perché l'entrata non si era completata, ancora le prime dovevano entrare e quindi i bambini adesso sono a casa perché non c'è la luce, non c'è l'acqua e fino a quando il danno non viene riparato e io non ottengo la certificazione che è di nuovo tutto a norma, io non posso far riprendere le lezioni, per cui i genitori saranno avvertiti in tempo se lunedì ci sarà la ripresa, come spero vivamente, perché la squadra del comune è già arrivata, e, vabbè, i vigili del fuoco sono arrivati, ma già questo principio di incendio era già stato domato prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. E quindi adesso c'è la squadra del comune che sta cercando di ripristinare il tutto. Hanno fatto il controllo anche dell'impianto fotovoltaico, ma a quanto pare non c'entra niente. Però diciamo che è tutto sotto controllo e speriamo in giornata o massimo domani di avere tutto in regola. Quando si fa un lavoro di preparazione nel tempo, costanti, corsi di aggiornamento fatti ogni anno, sia del personale docente sia del personale ATA, non sono fatti perché c'è solo l'obbligo di legge, ma perché purtroppo ogni tanto succedono veramente queste cose. Quindi avere una cultura della sicurezza e della prevenzione è importantissimo, perché nel momento in cui non te l'aspetti poi arriva, magari non è stato un evento che è stato subito domato, e per fortuna è avvenuto in un arco temporale dove si poteva governare. Non so se fosse successo di notte cosa poteva succedere.